Stiamo lavorando per il programma ITE che serve che ogni studente abbia un accesso a un blog di gruppo all'interno della classe. Noi suggeriamo il fornitore di blog che è WordPress, è uno dei tanti fornitori di blog gratuiti, e se ci colleghiamo con la pagina wordpress.com troviamo un grande tasto arancione con in inglese Get Started, in italiano Inizia. Clicchiamo e raggiungiamo un form online da compilare. Il form va compilato con l'inserimento del nostro indirizzo mail, deve essere un indirizzo attivo perché WordPress ci invierà una mail subito nella quale troveremo un link, un pulsante sul quale cliccare per attivare il nostro blog. Se non lo faremo, il blog non sarà attivato. Troviamo il campo username dove metteremo il nostro nome utente, il nome con il quale potremo accedere da amministratori del blog, la password che scegliamo con la stessa finalità di accedere come amministratori e l'indirizzo del blog. L'indirizzo del blog lo inseriamo a piacere. Se siamo i referenti del gruppo, seguiamo le istruzioni dell'insegnante sulla denominazione del blog. Una volta compilati tutti questi campi, scegliamo la tipologia di blog. Ovviamente sceglieremo quella gratuita che ci dà tutto quello che ci serve per sviluppare le nostre lezioni. A questo punto, dopo aver cliccato Create Blog, andremo ad aprire la posta elettronica per leggere il messaggio inviato da WordPress e attivare il blog. Da quel punto in poi saremo utenti della piattaforma e potremo quindi fare il login per accedere in qualità di amministratori del blog.